Buongiorno, sono Gaetano Martino, direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Sono qui per dare a tutti un benvenuto, un caloroso benvenuto in queste giornate di orientamento. Pochissime parole di presentazione del Dipartimento. Il Dipartimento è erede della Facoltà di Agraria, istituita nel 1936 sulla spinta della Fondazione per l'Istruzione Agraria, che ha sede qui, insieme al Dipartimento, proprio nel complesso monumentale di San Pietro, un luogo denso e ricchissimo di storia millenaria, in cui molto importante anche è il rapporto con le scienze agrarie, con la natura e con l'ambiente. Il Dipartimento al momento conta 14 unità di ricerca che spaziano dalle scienze agrarie, alla chimica agraria, alla genetica agraria, tecnologia, economia, difesa. Ed è animato dall'attività di oltre 75 docenti e altrettante unità di personale tecnico e amministrativo. Abbiamo numerosi laboratori e strutture di ricerca dedicate a diverse discipline che sono appunto impegnati da questi docenti, in cui gli studenti svolgono parte importante della loro attività. Il Dipartimento negli anni ha costituito anche un significativo insieme di relazioni internazionali sul versante della ricerca, ma anche della didattica attraverso le relazioni del programma Erasmus europeo, e al momento molti progetti europei sono attivi grazie all'impegno dei ricercatori valenti, devo dire, del Dipartimento, docenti nei diversi corsi che avete modo di poter conoscere nel corso di questi incontri. Solo per citare alcuni paesi con cui siamo in contatto, oltre quelli europei, tra gli extraeuropei abbiamo l'Australia, il Canada, il Brasile, quindi l'Argentina, importanti relazioni che costituiscono una base significativa per lo sviluppo della ricerca e anche della didattica e delle collaborazioni, anche per quanto riguarda gli studenti dei corsi di laurea e gli studenti del nostro dottorato in scienze agrarie. Un altro importante carattere del Dipartimento che mi piace a voi presentare è il rapporto che abbiamo con il sistema delle imprese, sia a livello locale che a livello nazionale, un rapporto estremamente efficace, visti gli ottimi risultati che il Dipartimento ha nel campo della terza missione, ovvero sia nel campo del trasferimento delle ricerche, dei risultati della ricerca al mondo esterno, alla società civile, in particolare al mondo imprenditoriale. Un ruolo che il Dipartimento l'ha sempre svolto e continua a svolgerlo rispetto alle istituzioni a livello nazionale, europeo e locale, per quanto riguarda i problemi che riguardano l'ambiente, la politica agraria, l'alimentazione, le scienze agrarie, i problemi dell'agricoltura. Tutta questa attività, l'impegno dei docenti, è concentrato verso la formazione di una figura o di più figure di professionisti che tutte condividono un carattere essenziale, vale a dire quello di riuscire a disegnare, modellare sulla base della ricerca scientifica sistemi tecnologici che hanno diretta relazione con la natura e più propriamente con il vivente. Questa è la cifra distintiva non solo delle scienze agrarie, ma in particolare del Dipartimento. Invito tutti quanti a seguire con attenzione le giornate e vi auguro buon lavoro. Buongiorno, sono Luciano Morbidini, sono un professore di questo dipartimento e ho il compito di moderare l'incontro di questa mattina. E quindi partirò subito chiedendo al presidente del corso di studio in oggetto, che è Scienze Zootecniche, vi ricordo, di illustrare un po' le attività didattiche, insomma, e soprattutto le motivazioni di questo corso. E quindi con una serie di quattro domande direi che è abbastanza semplice. La prima è a chi si rivolge il corso di studio di cui ci stiamo occupando. La seconda è quali sono gli argomenti di studio che coinvolgono gli studenti.
La terza è fondamentale, ritengo, perché uno studente dovrebbe scegliere questo corso di studio? In pratica, chi può iscriversi al corso stesso? Infine, direi che l'aspetto più interessante riguarda le prospettive. Quali prospettive ci sono per gli studenti una volta laureati? Passo la parola al professor Camillo Pieramati. Grazie. Buongiorno, grazie professor Morbidini. Proverò a rispondere velocemente a queste sue quattro domande. Diceva la prima domanda: chi ha diritto a iscriversi a questo corso di studio magistrale in scienze zootecniche? Diciamo che ha diritto a iscriversi il laureato che proviene dalla classe L38, quella delle scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. Si tratta naturalmente del laureato della laurea interdipartimentale in produzione animali dell'Ateneo di Perugia, ma si tratta anche di laureati di altri atenei. Alla classe L38 appartengono infatti al momento 20 corsi di studio in 15 diversi atenei. E abbiamo avuto, come vedremo subito dopo, buone esperienze con studenti provenienti appunto da diversi atenei, diversi corsi di studio di questa classe. Devo dire che negli ultimi tempi ho anche notato un interesse da parte di studenti, da parte di dottori provenienti non dalla classe L38 ma anche da altre classi di laurea, ovviamente sempre per lo più impartite nei dipartimenti di agraria o nei dipartimenti di medicina veterinaria. In questo caso diciamo che uno studente deve essere in possesso nella sua laurea precedente di 80 CFU, 80 crediti formativi universitari, appartenenti a vari corsi, a vari settori scientifici disciplinari, che vanno da quelle delle scienze di base, quindi chimica, fisica, matematica, biologia, a quelle del gruppo, potremmo dire, di discipline agrarie, a quelle delle discipline veterinarie. In ogni caso, se lo studente già laureato non avesse questi 80 CFU, è possibile integrarli per procedere poi all'iscrizione, e tutte le informazioni sono fornite nel link che vedete lì sotto. Dicevo, lauree in classe L38, abbiamo lauree generaliste, vedete varie denominazioni, produzione animali, scienze delle produzioni animali, scienze e tecnologie, eccetera. Sono tutte lauree molto simili a quella interdipartimentale nostra, dell'Ateneo di Perugia, quindi non ci sono assolutamente difficoltà con studenti che provengono da questo corso di studio, ma abbiamo avuto, ripeto, buoni risultati anche con studenti che provengono invece da classe L38, incentrate più, diciamo così, sulla sicurezza, sull'igiene del prodotto piuttosto che sull'animale, oppure quindi classi di laurea, corsi di laurea tipo sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti e così via, questo secondo gruppo. Abbiamo avuto buoni risultati con studenti provenienti da lauree che invece guardavano soprattutto all'allevamento e al benessere, alla salute dell'animale, ma anche con studenti provenienti da lauree estremamente più specializzate, quali potrebbe essere l'educazione cinofila oppure le scienze faunistiche. Diciamo, ci manca, nonostante nel corso di laurea magistrale abbiamo anche l'insegnamento di acquacoltura e maricoltura, ovviamente non abbiamo avuto esperienze con studenti provenienti da un corso di acquacoltura, che chiaramente in Umbria non vengono poi a fare la magistrale. Quindi diciamo tutte le classi di laurea delle 38. Che cosa si studia era la sua seconda domanda. Beh, diciamo che il corso di laurea magistrale scienze zootecniche appartiene alla classe LM86, scienze zootecniche e tecnologie animali. Quindi dei 120 CFU, il 60%, senza che andiamo a dettagliare le varie materie, che sarebbe una cosa estremamente noiosa, ma tutte le informazioni sono facilmente reperibili in rete, il 60% degli insegnamenti riguarda discipline caratterizzanti che fanno parte del mondo della zootecnia, delle produzioni animali o delle discipline gestionali e della sostenibilità. Tolto questo 60%, abbiamo un 40% ripartito in vari tipi di attività. Abbiamo attività a fini integrative, abbiamo attività a scelta dello studente, con studenti che le scelgono sia nell'ottica alcuni di una loro, diciamo così, specializzazione, altri le scelgono nell'ottica di recuperare magari delle parti della formazione triennale in cui hanno avuto modo di riscontrare delle carenze. Abbiamo introdotto recentemente l'inglese B2, che è oramai cosa fondamentale per qualsiasi laureato di una laurea magistrale.
Abbiamo anche insegnamenti che guidano all'inserimento nel mondo del lavoro, con particolare riferimento, come diremo anche dopo, al superamento dell'esame di Stato. Abbiamo un tirocinio che non è un tirocinio, diciamo così, intrauniversitario, di laboratorio, fatto per, che ne so, le analisi per la tesi di laurea, volendo si fa anche quello, ma il nostro è un tirocinio nelle aziende, un tirocinio nelle imprese, e poi abbiamo il CFU, una cosa abbastanza corposa, perché si tratta in fin dei conti di una magistrale, che sono dedicati alla preparazione della prova finale. Certo, quando uno vede il titolo Scienze Zootecniche è un titolo molto generale e non ha magari idea di cosa si studi nel dettaglio. Magari, ecco, è conoscenza comune che all'interno delle scienze zootecniche sono ormai sedimentati, fanno parte del passato e del presente, non più il semplice concetto di incremento della produzione, ma i concetti di qualità della produzione, il concetto di benessere dell'animale, il concetto di filiera. Ma il corso di laurea si sta orientando a quello che è il presente e il futuro, diciamo così, della zootecnia. Quindi nell'ambito dei vari insegnamenti stanno prendendo sempre più piede gli aspetti legati all'allevamento estensivo, legato all'allevamento biologico, legati a un'agricoltura che sia sempre più smart, con gli aspetti della zootecnia di precisione, quindi zootecnia di precisione, precision farming, con gli aspetti legati alle innovazioni della genomica, quindi la ricerca di nuovi fenotipi, gli aspetti di ecosostenibilità, eco sia da un punto di vista economico che da un punto di vista ecologico, il criterio di economia circolare. Quindi diciamo è un corso di studio che di tradizionale ha forse sorto la denominazione, ma è estremamente aggiornato e all'avanguardia per quello che riguarda i contenuti. Diceva il nostro moderatore, perché iscriversi a Perugia? Beh, io direi vari motivi. Innanzitutto non meriti del corso di laurea, ma meriti della città, perché Perugia è città universitaria dove lo studente trova una serie di servizi, trova lo studente, diciamo così, è coccolato. E poi perché Perugia in Umbria, il suo territorio è meraviglioso e il nostro corso di laurea ha legami con questo territorio. Merito anche dei docenti che mantengono questi legami a beneficio degli studenti. Iscriversi a questo corso di laurea perché è un corso di laurea che ha una dimensione molto personale. Diciamo così, si viaggia intorno alla ventina di immatricolazioni per anno di laurea, per anno di corso, e quindi si può stabilire un rapporto docente-studente che è ottimale, quindi non si è dei numeri ma si è delle persone nei rapporti con i docenti. E poi perché è un corso di laurea interdipartimentale, magari chi non è dentro questo significa poco, essere un corso di laurea interdipartimentale che è formalmente incentrato sul Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, ma con la partecipazione organica del Dipartimento di Medicina Veterinaria, fa sì che lo studente abbia la possibilità di rifarsi stabilmente, in maniera organica, alle varie competenze. E questo gli dà anche più occasioni culturali. Un esempio stupido, la prima cosa che viene in mente, abbiamo visto dei corsi a scelta. Beh, nel momento in cui puoi fare dei corsi a scelta, puoi attingere alle competenze del Dipartimento di Scienze Agrarie, puoi attingere alle competenze del Dipartimento di Scienze Veterinarie. Nel momento in cui sei interessato a fare un'esperienza di scambio internazionale, che ovviamente consigliamo caldamente, puoi accedere alle convenzioni di scambio Erasmus del Dipartimento di Scienze Agrarie, di quello del Dipartimento di Medicina Veterinaria. Nel momento in cui vuoi fare il tirocinio, anzi vuoi, nel momento in cui devi fare il tirocinio, che è un tirocinio, come ci diceva il direttore, nelle imprese, negli enti, puoi accedere alle convenzioni del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e di quello di Medicina Veterinaria. Ecco, e tutto questo poi che effetto ha? Ha effetto sul fatto che un'università che si lamenta molto e giustamente dei problemi della regolarità della carriera degli studenti, devo dire con soddisfazione che il nostro è un corso di laurea dove lo studente ha una carriera estremamente regolare e che io non abbia detto, diciamo, cose inventate, può essere testimoniato dai questionari che riempiono gli studenti al termine dei corsi di studi, da cui emerge una piena soddisfazione.
La sua quarta domanda, professore, era che cosa fa, che cosa si studia? E qui, ecco, ho detto, ma come posso dare un'idea di che cosa si studia? Perché si studiano tante cose. Allora mi è venuto in mente, ma così, prendiamo a caso le ultime tesi che sono state presentate e vediamo che cosa c'è. E quindi ho chiesto semplicemente al nostro database, mi scodelli le ultime lauree, e guardiamo insieme che cosa gli studenti hanno preparato per la tesi di laurea, quindi che cosa hanno anche fatto e magari quali sono anche le prospettive del mondo del lavoro. Vedo una prima tesi, genetica è una razza di cavalli, vedo risorse genetiche autoctone, economia del territorio, vedo suino, genetica, riproduzione, vedo zootecnia, preparati biodinamici, un argomento molto controverso ma anche molto attuale ovviamente, vedo arricchimenti alimentari nei suini, vedo il canile come allevamento, vedo carcasse di cinghiali, vedo salmonella e uova, vedo per la prima volta adesso bovini e immunoglobuline, vedo nuovamente vitelloni e allevamento free range, compaiono le pecore e le razze merinos con una tecnologia genomica, vedo la blue economy, l'acquacultura, ricompare un cavallo. Ecco, questo è solo per dare un'idea di quello che si studia e di quali possono essere le competenze che poi portano al mondo del lavoro. Certo, poi da un punto di vista formale, alla conclusione degli studi, il laureato in scienze zootecniche ha la figura legale per diventare un dottore agronomo e come tale iscriversi agli ordini dei dottori agronomi e forestali previo ovviamente superamento dell'esame di Stato. Per trovare lavoro in qualsiasi punto della filiera produttiva, come libero professionista, all'interno di una impresa, all'interno di un servizio alle imprese, all'interno della pubblica amministrazione, all'interno delle strutture di ricerca, e devo dire che i dati di occupabilità di questo corso di studio sono dei dati buoni a 3 anni in confronto al territorio e anche ai dati nazionali, e sono dei dati più che lusinghieri per quello che riguarda la occupabilità a 3 anni dalla laurea. Spero di aver risposto, professor Morbidini, alle sue domande. Grazie, grazie mille professor Pieramati. Esaustivo e anche conciso. Adesso è mio compito presentarvi alcune delle linee di ricerca presenti all'interno dei dipartimenti che poi diciamo fanno parte del corso di studio di cui ci occupiamo. Questa è l'idea di tutte e per tutte le domande saranno naturalmente di che cosa si occupano e tecnicamente mi interesserebbe anche molto sapere le prospettive che esistono all'interno del loro mondo, del loro comparto per i giovani laureati. E chiedo a questo punto di introdurre l'unico intervento programmato di questo capitolo della professoressa Francesca Maria Sarti, che si occupa di genetica e miglioramento genetico animale all'interno del Dipartimento. Grazie, regia. Durante i nostri corsi, lo studente verrà accompagnato nello studio dei programmi di miglioramento genetico applicati alle diverse specie animali di cui si occupa il nostro gruppo di ricerca e sarà quindi in grado di valutare il loro impatto sulle popolazioni animali anche alla luce delle attuali scienze omiche. Il tutto sarà supportato da solide basi statistiche, informatiche ed esercitazioni presso i nostri laboratori. Lo studente potrà lavorare insieme agli enti con cui da anni ci occupiamo di miglioramento genetico e presso i quali potrà svolgere anche tirocini e tesi. Altro grande tema che ci caratterizza è quello della salvaguardia della biodiversità attraverso progetti di recupero, conservazione e di ricostituzione di razze e tipi genetici in via di estinzione. Tutto questo viene fatto tramite la valorizzazione dei loro prodotti tipici, esaltandone il valore storico ed il valore culturale. Inoltre, la loro importanza nella conservazione dell'ecosistema. Importante è ricordare la presenza
della banca del DNA dei riproduttori di razza canina allevati in Umbria, realtà unica nell'ambito zootecnico, e di campioni di sangue e DNA di alcune razze ovine in via di estinzione. Queste realtà sono importanti ai fini dei nuovi target selettivi, che vedono nelle razze locali un serbatoio di geni utili e quindi una sorta di assicurazione per poter affrontare le sfide future dovute ai cambiamenti che ci attendono. Voglio concludere dicendo che il target del nostro gruppo è condividere la nostra passione con chi ci vorrà scegliere. Grazie regia, e grazie alla professoressa Sarti per il suo intervento. E ora invece torniamo in diretta e chiedo al professor Mariano Pauselli, che è uno zootecnico speciale, ovvero si interessa di sistemi di allevamento e di qualità delle produzioni, di riferirci brevemente le linee principali di ricerca e anche le prospettive che il suo settore può dare ai giovani laureati. Grazie. Grazie per l'invito soprattutto, e direi che uno degli elementi importanti che caratterizza i nostri progetti di ricerca, le ricerche che andiamo a fare, sono sostanzialmente legati alla individuazione di quelli che possono essere certi elementi innovativi oggi per la zootecnia, non soltanto di oggi ma del futuro. Nello specifico ci stiamo occupando del recupero, ad esempio, di coprodotti dell'agroindustria nella utilizzazione in sistemi anche estensivi per poter in qualche maniera non soltanto rispondere all'esigenza importante del Green Deal dell'Unione Europea legata sostanzialmente a quella che oggi prende il nome di economia circolare, ma sostanzialmente con lo scopo non soltanto di utilizzare dei coprodotti che abbiano dei principi alimentari classici, ma sono ricchi anche di composti molto particolari, con un'attività importante, soprattutto a livello della microflora addominale, quali ad esempio sostanze polifenoliche. Questo chiaramente ci permette di individuare quindi dei nuovi alimenti che possono essere inseriti in un sistema produttivo, che sia estensivo, che sia intensivo, e che abbiamo visto influenzare positivamente non soltanto le caratteristiche qualitative dei prodotti, quindi carne, latte, ma anche sostanzialmente migliorarne la stabilità ossidativa. E questo è sicuramente un elemento importante che ci lega in automatico un sistema di produzione a quella che è poi l'industria di trasformazione. Negli ultimi anni c'è da dire che il nostro gruppo di ricerca si è anche interessato in maniera importante di quella che è la relazione fra zootecnia e territorio, andando a lavorare nelle aree protette, quindi nelle aree parco. In particolar modo abbiamo attivato un progetto di ricerca interessantissimo con il Parco Nazionale della Maiella, dove siamo andati a verificare come le tecniche di allevamento estensivo e quindi il pascolamento possano influenzare determinati habitat protetti dall'Unione Europea, come ad esempio le praterie secondarie, che sono una fonte importante di biodiversità sia vegetale sia animale. E questo ci dà un'immagine di quello che può essere anche l'attività futura dello zootecnico, cioè quello di collaborare, di lavorare per enti locali per poter poi gestire il territorio, soprattutto nelle aree protette, come dicevo prima, ma anche nelle aree montane. Non soltanto questo, stiamo studiando l'interazione che c'è proprio nelle aree protette fra predatori come il lupo e le tecniche di allevamento che vengono adottate, la gestione delle mandrie, la gestione dei greggi e infine il ruolo che può essere svolto ad esempio da animali come le capre allevate nelle stesse aree parco per la prevenzione degli incendi in aree fortemente ricche di arbusti. Ma la cosa interessante è andare anche, siamo andati anche, andiamo anche a verificare come questi arbusti possano essere una fonte a loro volta di sostanze bioattive che poi potremmo andare a ritrovare nei prodotti di origine, dei prodotti che vengono ottenuti da questi animali. Questo ha portato nel corso degli anni ad aumentare l'interesse degli studenti anche verso tesi nel nostro settore. In modo particolare abbiamo due ragazze che stanno lavorando la prima, come dicevo un po' prima anche il precedente del corso, su quella che è l'interazione fra predatori e strategie di
salvaguardia degli animali allevati e nello stesso tempo un'altra ragazza sta lavorando proprio sul comportamento alimentare e sulla qualità dei prodotti di capre che vengono allevati in queste aree boscate e degli arbusti. Infine, l'altro elemento importante, il Green Deal ci dice di ridurre fortemente l'intensivizzazione dei nostri allevamenti e quindi di passare verso forme più estensive. Bene, stiamo collaborando ormai da anni con un'azienda privata e anche qui l'interesse dei nostri laureandi c'è verso queste forme di allevamento che potremmo definire estremo, come ad esempio la produzione di carne bovina grass-fed. Quindi, cosa porta di fatto avere uno studente che consegue questa tipologia di tesi, ma nello stesso tempo partecipa in generale a quelli che sono i progetti di ricerca nell'ambito del corso di studi? Fondamentalmente, il fatto che siano, come si è visto anche prima, molto legati sia al territorio, sia alle innovazioni e a quello che ci sta richiedendo ormai l'ambiente stesso, bene, ci porta ad avere delle persone che sono pronte a rispondere a questi stimoli, fondamentalmente stimoli alle quali stanno rispondendo anche le aziende private e gli stessi enti pubblici. Grazie, Grazie. grazie Mariano. E ora chiedo alla dottoressa Alice Cartoni Mancinelli, che è una postdoc nel settore degli avicoli e dei cunicoli, di illustrarci anche lei le attività che avvengono nel suo settore, attività di ricerca naturalmente, e anche l'interesse per futuri laureati nel suo ambito. Grazie a lei, Alice. Buongiorno a tutti e grazie mille, prof. Come già detto dal professor Morbidini, il gruppo di ricerca di cui faccio parte si occupa delle piccole specie, in particolare avicoli e cunicoli. È costituito da due professori associati, il professor Cesare Castellini e il professor Alessandro Dal Bosco, e una ricercatrice di tipo B, la dottoressa Simona Mattioli. I temi di cui ci occupiamo riguardano gli allevamenti alternativi, praticamente che consistono nel sistema zoologico, nel free range e nell'agroforestry, e la ricerca del genotipo adatto a questi sistemi di allevamento. L'adattabilità, come potete immaginare, è un tema molto complesso che è costituito da diversi aspetti, come ad esempio il benessere dell'animale, il comportamento, l'impatto ambientale, la qualità dei prodotti e così via. E quindi deve essere affrontato con un approccio multifattoriale, cioè considerando tutti questi aspetti nel loro insieme. Per questo abbiamo numerose linee di ricerca finanziate sia a livello europeo, con due progetti Horizon e un Prima, sia a livello nazionale, con un PSRN, dove per quanto riguarda gli avicoli studiamo l'adattabilità basandoci sul comportamento, sul benessere e sulla qualità dei prodotti a questi sistemi alternativi. Per quanto riguarda la qualità dei prodotti, per aumentare la qualità nutraceutica dei prodotti di origine animale, utilizziamo delle diete arricchite di vino e acidi grassi antiossidanti per aumentare il contenuto di omega 3 nei prodotti di origine animale. Ormai sentiamo parlare tantissimo di questi omega 3, troviamo i prodotti al supermercato arricchiti con questi omega 3 e effettivamente svolgono un'azione importantissima per la nostra salute. Quindi è importante promuovere anche la presenza di queste sostanze nei nostri prodotti di origine animale. Presso il nostro centro sperimentale conserviamo delle razze autoctone italiane, come la Livorno e l'Ancona, ci sono delle razze avicole a rischio estinzione e noi le conserviamo in quanto presentano un patrimonio genetico e una variabilità genetica importantissima che non può essere assolutamente persa. Per quanto riguarda il comparto cunicolo, svolgiamo diverse ricerche nell'ambito della riproduzione, in quanto il coniglio è l'animale modello per l'uomo, quindi è importantissima la ricerca sulla riproduzione del coniglio, inoltre sui sistemi di allevamento animal friendly e no cage. Attualmente c'è un grande dibattito sui sistemi di allevamento utilizzati nel coniglio, sia per quanto riguarda le dimensioni delle gabbie,
ma anche per quanto riguarda una mancata interazione tra conspecifici, in quanto il coniglio è un animale sociale. Quindi noi ci occupiamo di mettere a punto dei nuovi protocolli di allevamento che tengano conto sia del comportamento dell'animale, che quindi ha bisogno di socializzare con dei conspecifici, ma anche del fatto che in certi momenti fisiologici il coniglio vuole stare da solo, infatti esercita dei comportamenti aggressivi, soprattutto nelle fattrici in prossimità del parto. Diciamo che le prospettive del gruppo di ricerca sono quelle orientate verso l'approccio One Welfare, cioè benessere dell'animale e benessere dell'uomo. Infatti, mediante l'immissione nel mercato di prodotti di alta qualità, appunto con la presenza di omega 3, ma che provengono anche da sistemi di allevamento a basso impatto e rispettosi del benessere animale. Grazie. Grazie Alice per la chiarezza e la brevità dell'intervento, perché abbiamo forse qualche minuto di ritardo. Introduco subito il professor David Ranucci del Dipartimento di Medicina Veterinaria, che vi illustrerà le sue linee di ricerca e l'interesse che potrebbero avere per i futuri laureati di questo corso. Grazie David, a te. Sì, grazie Luciano. Allora, la mia attività e l'attività del gruppo di ricerca che partecipa alle varie attività del settore sono prevalentemente legate agli alimenti di origine animale. Quindi parliamo di valutazione della qualità con particolare riferimento a quella igienico-sanitaria. Parliamo quindi di attività di ricerche svolte prevalentemente su un discorso di sostenibilità delle produzioni e gli effetti che le sostenibilità delle produzioni hanno nei confronti di diversi aspetti qualitativi, ma soprattutto della sicurezza per il consumatore. Per cui negli ultimi anni abbiamo fatto studi volti sia a valutare gli effetti di sicurezza alimentare in comparti estensivi o biologici, sia con l'utilizzo nell'ambito del management aziendale, ma anche di allevamento e anche della nutrizione degli animali, sull'apporto di sostanze in qualche modo bioattive, composti bioattivi ottenuti attraverso l'impiego di coprodotti o sottoprodotti di diverse aziende o imprese agroalimentari, con effetti che possono avere ricadute su, ad esempio, la presenza di salmonella, di campylobacter, di altri agenti responsabili di tossinfezioni alimentari. Oltre a questo, ovviamente, ci occupiamo anche dell'impiego diretto di questi prodotti naturali, meglio ancora sostenibili, nel comparto alimentare. Quindi non solo un effetto derivante dall'allevamento, ma anche delle tecnologie alimentari direttamente impiegate. E, oltre a questo ragioniamo anche su quello che è effetti e ricerche su prodotti tipici, tradizionali, se non addirittura storici, che possano in qualche modo rivedere l'impiego o riutilizzo di sostanze e di ingredienti, tra cui anche razze genetiche ormai, perdute o quasi perdute, o addirittura i selvatici, che ultimamente hanno un grosso impatto. Per brevità, quali sono gli indirizzi che può prendere uno studente che decida di seguire questa tipologia di settore, quindi la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti? Beh, parliamo prevalentemente di sbocchi nelle aziende agroalimentari, che con competenze che non siano solo competenze tecnologiche o competenze igieniche, ma che siano delle competenze vere e proprie di filiera. Quindi che possano ragionare persone che possano suggerire e implementare sistemi internamente alle industrie alimentari che riguardino tutta la filiera, dalla produzione primaria fino alla completa trasformazione e produzione del prodotto finito. Questo anche nell'ottica di un discorso di aumentare la sostenibilità delle produzioni e in particolare anche ridurre gli scarti. Quindi ragionare anche su aumentare la vita commerciale dei prodotti come fonte di sostenibilità diretta.
Grazie David, scusami per l'intervento finale, ma abbiamo la regia che ci sta pressando e quindi passo subito la parola alla dottoressa Lucia Rocchi, che si occupa di la dizione, credo che sia economia e estimo rurale. Lei credo che sia un economista agrario e ci dirà lei le attività appunto che sta svolgendo in questo momento e anche l'interesse per queste attività. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. I contatti con il gruppo di economia Estimo che si occupa di bioeconomia, adesso il nome che diamo al nostro gruppo è questo perché ci occupiamo ovviamente dell'economia legata anche ai sistemi naturali e ai sistemi agricoli e zootecnici. Noi abbiamo un approccio un po' trasversale e lavoriamo in coordinamento con tante attività che vengono portate avanti da altri gruppi di ricerca, tant'è vero che collaboriamo in maniera proprio trasversale con chi si occupa di zootecnia. Il nostro supporto qual è? Fondamentalmente in due direzioni: quello di andare a capire come migliorare le strategie manageriali per migliorare la gestione da un punto di vista economico dell'impresa zootecnica, e dall'altra parte invece, che è quello di cui poi mi occupo io, andare a valutare la sostenibilità dei sistemi zootecnici in una maniera che sia ampia, multicriteriale, che consideri sia gli aspetti che sono importanti per il benessere umano, come gli aspetti economici, come gli aspetti sociali, sia gli aspetti ambientali, perché non possiamo prescindere da sistemi economici che si stacchino dalla componente ambientale. Oramai l'ambiente è una delle variabili del sistema economico a pieno diritto, e dall'altra parte includano anche però quelli che sono gli attori anche dei sistemi zootecnici, cioè gli animali, che tengano in considerazione del benessere animale per avere una valutazione che sia effettivamente sostenibile, altrimenti ci perdiamo dei pezzi per strada. Ovviamente questo è un processo di sviluppo che va avanti, di ricerca che va avanti ormai da diversi anni, che si apre a tematiche nuove. Perché? Perché sono nuove le tematiche che devono essere affrontate in termini nella società e nell'ambito economico dall'impresa zootecnica. Quindi parole come economia circolare sono state già nominate. Dobbiamo avere le capacità, le competenze per inserire i sistemi zootecnici, le aziende zootecniche in un sistema economico che non è più lineare, ma che è appunto circolare, che usa risorse diverse in maniera diversa per promuovere il benessere dell'uomo e degli animali in un contesto ambientale che dobbiamo tutelare il più possibile. Basta, così recuperiamo qualcosa. Grazie, ti ringrazio molto. Vedo che mi è scomparsa l'immagine, ma spero che ritorni presto. E ora abbiamo terminato l'elenco delle presentazioni delle linee di ricerca. È nostro interesse presentare quattro nostri laureati, quattro zoonomi laureati in scienze zootecniche, che stanno da non molto operando nel settore, nei vari settori lavorativi. Quindi io li introduco subito chiedendo loro gentilmente di essere assai stringati, perché altrimenti addirittura andiamo a sforare la nostra ora di intervento, per cui la regia ci taglierà. Per cui presento subito il dottor Manuel Covino, che lavora all'ANAS, che è l'Associazione Nazionale Allevatori Suini, e si occupa naturalmente in questo settore, in questa azienda, di che cosa si occupa ce lo dirà lui, e diciamo quali sono la seconda domanda che vorrei farle, ma molto brevemente: quali sono le cose più importanti che ha avuto da scienze zootecniche per la sua attività. Grazie a te, Manuel. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io lavoro qui a Reggio Emilia, al centro genetico dell'ANAS, e sono un tecnico, quindi mi occupo sia della raccolta dati in stazione, in quanto qui al centro genetico si fa la prova di SIP test, quindi ci sono gli animali, c'è la raccolta dati di incremento di consumo alimentare di animali, che prosegue anche in stazione di macellazione e prosciuttificio, ovviamente per il miglioramento genetico delle razze suine destinate alla produzione di salumi DOP, con principale attenzione a prosciutto di Parma e il San Daniele. E inoltre mi occupo anche dell'assistenza agli allevatori, sia per quanto riguarda i cani di accoppiamento, sia per quanto riguarda comunque alcune problematiche di contorno per quanto concerne appunto l'allevamento suino.
per essere quindi molto, molto velocemente, quello che mi ha lasciato, cioè quello che mi ha permesso di avere scienze zootecniche che posso vedere anche all'interno della mia esperienza lavorativa, seppur breve per ora, è sicuramente quello di riuscire intanto a lavorare in gruppo, perché sono molte le esperienze che si fanno in gruppo, sia per presentazioni, sia per progettazioni nel corso dei vari esami. Questo è molto importante, perché mi sono già trovato a dover presentare alcuni piccoli progetti a degli allevatori, e questo è molto importante. Ho ritrovato questa cosa molto dall'università, perché bisogna parlare comunque a delle persone che vogliono sia un certo tipo di chiarezza e anche un certo livello di tecnicità nell'esposizione delle varie progettualità, anche nell'uso, sempre collegato a questo, anche nell'uso di alcuni strumenti, come può essere per esempio il semplice PowerPoint, ma anche uno strumento molto efficace come l'Excel, che mi ritrovo ad utilizzare tutti i giorni e dà delle potenzialità enormi, e questo grazie comunque anche alla scienza zootecnica è stato utilizzato tantissimo. E che altro? Direi appunto anche, quindi, collaborazione con i miei compagni proprio durante le presentazioni, che ovviamente si applica tutti i giorni sul posto di lavoro con i colleghi. Grazie Manuel, sei stato davvero esauriente, anche concisissimo, quindi ti chiedo scusa per il taglio che hai dovuto fare. Adesso passo la parola alla dottoressa Erika Bricca, che lavora in ARA Umbria, ovvero Associazione Regionale Allevatori. Ci dirà lei appunto cosa sta facendo e tecnicamente cosa ha ottenuto di interessante o di più interessante dal nostro corso di laurea. Grazie. A te Erika. Ah, buongiorno a tutti. Ecco, ti vedo. Sì. Appunto, io lavoro appunto all'ARA Umbria, sono stata assunta qui grazie a dei progetti, uno che è in conclusione, che si è occupato di diffondere nuove tecnologie negli allevamenti zootecnici, quindi mi ha permesso anche di andare proprio in azienda e toccare con mano proprio la pratica all'interno delle aziende zootecniche. Un altro progetto che è in partenza adesso, siamo ancora agli inizi, che è un pochino più incentrato sugli aspetti sanitari, quindi migliorare in generale la gestione degli allevamenti per ridurre al minimo problemi sanitari. E poi un'altra cosa di cui mi occupo è una misura del PSR dell'Umbria, che è relativa appunto al benessere animale, quindi praticamente faccio l'alimentarista in alcune aziende che hanno appunto aderito a questa misura. Quello che mi ha lasciato scienze zootecniche, oltre ovviamente alle conoscenze che ho acquisito grazie alle lezioni e agli esami, quindi cose scontate, due cose fondamentali secondo me sono state il tirocinio, perché appunto l'ho fatto proprio qui dove sto lavorando adesso, e quindi mi ha permesso appunto anche un po' di farmi conoscere nel mondo del lavoro, e quindi ecco, mi ha permesso appunto poi di avere poi una prospettiva proprio lavorativa. E un'altra cosa fondamentale che consiglio veramente a tutti di fare è l'Erasmus. Io l'ho fatto in Irlanda, ho fatto un tirocinio in un centro Tori, che oltre ovviamente alle competenze e le conoscenze proprio pratiche è stato anche una cosa utilissima come crescita personale. E io direi, visto che siamo in ritardo, che concludo qui e vi ringrazio. Ma grazie, sera davvero gentilissima Erika, per cui passo subito alle ultime due, che lavorano presso una struttura multinazionale che si chiama Trau Nutrition Italia in questo caso, e sono la dottoressa Grande Celeste, che introduco per prima, che è definita Nutriopt Specialist, in pratica la specialista di un progetto all'interno di questa multinazionale che vi dirà lei insomma cosa riguarda, e anche a lei chiederò cosa gli ha lasciato scienze zootecniche che sono rimaste molto utili per la sua attività. Grazie a te. Grazie, ecco, per ti vedo.
E buongiorno a tutti. Tra Nutrition si occupa di ingredienti, premiscele nell'alimentazione zootecnica e, come diceva il prof, è una società olandese che ha diversi punti, insomma, in tutto il mondo. Io sono 7 anni che lavoro in questa azienda e ho avuto l'opportunità di ricoprire diversi ruoli, dal marketing al product management, mantenendo sempre un contatto con l'attività di campo, in particolare nel settore delle vacche da latte, anche come alimentarista. Dallo scorso ottobre faccio parte di un team, dell'innovation team italiano, quindi sono in contatto con i colleghi degli altri paesi, porto avanti questi progetti cosiddetti innovativi dell'area di Precision Nutrition, che Nutreco chiama NutriOpt, dove ad esempio, per fare degli esempi pratici, gestisco il progetto relativo ai NIR portatili. Sono degli scanner che consentono l'analisi delle materie prime direttamente in campo, e un altro progetto relativo a dei sensori che si posizionano in stalla per determinare la qualità dell'aria e dell'acqua in ottica di sostenibilità e benessere animale. Cosa mi ha lasciato un IPG, cosa mi ha lasciato Scienze Zootecniche? Le cose più importanti sono che menzionerei sono sicuramente 3. Prima di tutto, un ambiente estremamente familiare che consente di avere un rapporto con i docenti e non sentirsi solo un numero dall'altra parte della cattedra. Questo secondo me è molto importante. E ho avuto l'opportunità di fare anch'io un'esperienza Erasmus, e l'ho fatta a Copenaghen. Mi ha consentito di avere un buon livello di inglese, e che è stato fondamentale poi per il mio ingresso in questa multinazionale nei diversi ruoli che ho ricoperto, a contatto con i colleghi delle altre nazioni, insomma. E cito anche la tesi di laurea sperimentale che ho fatto, insomma, con il professor Pauselli sull'impiego dei polifenoli in zootecnia, che è stata importantissima anche quella, perché proprio 7 anni fa Traun Nutrition stava lanciando un prodotto a base di polifenoli, e quindi io sono arrivata per fare questo colloquio in questa azienda e mi è stato molto utile il mio background tecnico e in particolare l'esperienza con questa tesi di laurea. Grazie mille Celeste, sei stata esauriente e davvero, davvero concisa, per cui chiedo alla dottoressa Lavinia Proietti, che lavora nella stessa organizzazione ma come tecnico alimentarista del Centro Sud, per cui è un altro tipo di attività, e ci illustrerà lei cosa sta facendo e cosa ha avuto da Scienze Zootecniche di importante. Grazie a te Lavinia. Buongiorno a tutti, mi trovo effettivamente in campo, purtroppo non ho sentito tutti gli interventi. In questo momento non sono in stalla, ma sono in un mangimificio e comunque io sono consulente tecnico alimentarista per la Traun Nutrition, e che, come spiegava Celeste, è un'azienda leader nel settore delle premiscele, integratori e vitamine, e mi occupo proprio di consulenza alimentare. Quindi sono sempre in azienda, tranne in questo momento, dove magari ci confrontiamo con i mangimisti, perché vendiamo le nostre vitamine anche a loro. E sto lavorando in questa azienda da 2 anni, precedentemente ho avuto un'esperienza in un'altra azienda, sempre del settore. E diciamo che l'esperienza in campo forma tantissimo. È chiaro che l'università serve una base scientifica, e quello che poi si fa in campo è chiaro che è tutta esperienza che aiuta. Non so se mi vedete, forse dovevo mettere il telefono così, mi vedevate al contrario. Ti stiamo vedendo benissimo, grazie, continua. Okay, pure. Perfetto. Quindi ecco, anche io ho avuto un'esperienza di Erasmus, dove ho potuto prendere i dati della mia tesi sperimentale sulla sostenibilità ambientale legata alle vacche da latte a Malta. Quindi anche lì si parlava inglese e ho fatto la mia tesi in inglese, ed è stato molto interessante, perché è chiaro che fare un'esperienza all'estero apre un pochino la mente e è sempre un qualcosa in più. Studiare a Perugia è bello, perché è la nostra laurea, che, come dicevate all'inizio,
prende sia delle materie dalla facoltà di veterinaria sia dalla facoltà di agraria, è davvero molto bello perché secondo me è un corso di laurea completo che ci apre davvero a molti, oltre il ruolo, io adesso ricopro un ruolo tecnico dal punto di vista dell'alimentazione dei ruminanti che mi è sempre piaciuto, però dal punto di vista della formazione avrei veramente potuto fare tante cose e poi ognuno sceglie la sua strada per quello che può. Se posso dire qualcosa sulla zootecnia, è molto importante la nostra figura. Io sono anche rappresentante del Lazio, coordinatore della nostra Federazione dei Laureati in Produzione Animale, dove il nostro presidente è Emiliano Lasagna, uno dei professori che forse avrete già incontrato nella triennale o chi non ha studiato a Perugia lo incontrerà probabilmente. Ci teniamo sempre di più a, come dire, migliorare, cioè, farci conoscere, perché in azienda la figura dello zootecnico è fondamentale. Anche a livello istituzionale stiamo cercando di farci strada per, come dire, insomma, non possiamo svolgere il ruolo del veterinario, ma il nutrizionista, ad esempio, è una figura indispensabile, che nelle aziende zootecniche sempre più specializzate diventa indispensabile, ecco. Quindi direi che secondo me la nostra laurea ci dà davvero tante opportunità. Lavinia, io non posso che ringraziarti perché questo collegamento open air che è stato fantastico, ti ringrazio molto. E prima che ci tagli la regia, io mi trovo nel compito di salutarvi, ecco, aiutatemi anche voi, siamo le 10:57, non vedo domande da parte dei partecipanti. Quello che posso dire io, Camillo mi può aiutare in questo. Ho finito. Sì, sì, va bene. E quello che posso dire io è che la sintesi non è agevole, insomma avete visto più o meno cosa si va a studiare, avete visto l'atmosfera che si potrà respirare in questo tipo di ambiente. Da parte nostra possiamo assicurarvi che oltre all'impegno didattico e scientifico c'è un impegno costante nel migliorare, nell'innovare il corso di laurea, e proprio in questo noi stiamo affrontando un percorso che ci porterà ad evidenziare sempre di più le parole d'ordine chiave europee che voi avete sentito dai docenti. Cosa dovete mettere voi nel caso della iscrizione? Questo è quello che posso dire. Dovete mettere interesse e passione, perché a me un professore mi disse una volta all'inizio della mia carriera universitaria, ci disse: non arriveranno di voi i più intelligenti, i più bravi, arriveranno i più motivati. Quindi la motivazione, la passione per quello che andate a fare sarà strategica nell'arrivare in maniera proficua alla fine e anche al vostro lavoro, perché se avete la passione in qualsiasi lavoro che voi affrontate, come è che dicono, ha detto qualcuno di cui non ricordo, non sembrerà neanche un lavoro. Per cui regia, aiutatemi, sono le 10:59, credo che la finestra sia completa, per cui ringrazio naturalmente tutti gli intervenuti, ringrazio i partecipanti che hanno assistito a questa ora di presentazione, e quindi un grande saluto, arrivederci a Perugia prossimamente in questa magnifica dipartimento di agraria, dipartimento di veterinaria, e direi anche in questo magnifico Ateneo dalla lunga storia. Grazie, un buongiorno a tutti.